Eccoci ritornati in diretta su Le Fonti TV con il nostro Instant Focus. Ve lo avevamo promesso, un approfondimento dedicato interamente alla notizia del giorno, ovvero l'acquisizione da parte di Elon Musk di Twitter, un'operazione da 44 miliardi di dollari che tra l'altro entro la fine del 2022 porterà il colosso dei social media fuori da Wall Street, quindi insomma Twitter non sarà più legato in maniera così stringente alle comunicazioni delle trimestrali, che tra l'altro appunto stanno proprio per iniziare in questi giorni, quindi una pressione anche inferiore da parte degli azionisti nel medio-lungo termine e un maggiore raggio d'azione per quanto riguarda il magnate americano, grande protagonista della finanza, della politica, della scena sociale, insomma veramente un personaggio a tutto tondo. Non potevamo non parlarne e per farlo abbiamo chiamato uno dei massimi esperti di tech. Io lo ringrazio davvero per essere qui con noi oggi pomeriggio e parlo di Marco Lombardo del Giornale. Buongiorno, grazie a voi. Eccoci Marco, buongiorno. Innanzitutto, ecco, ti aspettavi insomma questo sblocco improvviso della situazione per quanto riguarda Twitter, e l'acquisizione di Elon Musk rappresenta anche secondo te una rivitalizzazione del comparto del tech che in questi primi mesi del 2022 forse aveva sofferto un po', tanto che ricordo Bloomberg ha proposto una rivisitazione della parola Fang, sostituire appunto i big tech con nuovi comparti, ad esempio quello energetico, quello nucleare, che stanno sopravanzando quello tecnologico. Ecco, questa notizia rivitalizza secondo te il comparto delle high tech? Beh, innanzitutto rivitalizza Twitter, che tra tutti i social network era quello che negli ultimi anni aveva un po' subito la concorrenza degli altri e non era riuscito a svilupparsi pienamente, pur essendo un social network che ad esempio noi nel nostro mestiere utilizziamo tanto. Era quasi diventata un'agenzia di stampa evoluta, ecco, mi permetto di dire questo. Poi sicuramente sì, noi sappiamo che il comparto del tech in questo momento vive un po' di difficoltà, non tanto per i numeri comunque, che sono sempre abbondanti, no? Soprattutto in vari settori, ma perché effettivamente è finito un po' quell'effetto meraviglia che ci aveva accompagnato negli anni 10, no? È difficile inventare qualcosa di nuovo, per cui bisogna lavorare molto sui servizi e in questo campo poi lavorare appunto sui social network, che sono diventati la piazza globale sui quali noi troviamo notizie oppure raccontiamo i fatti nostri. E non c'è dubbio che questi 44 miliardi, oltre a invidiare molto Elon Musk che ha a disposizione tale somma da tirare fuori dall'oggi al domani, siano un investimento anche in un comparto che effettivamente negli ultimi tempi è stato un po' sopravanzato, soprattutto nella quotidianità, da altri settori come quello, ricordavi tu giustamente, quello energetico. Ecco, hai parlato giustamente appunto di Twitter come di un social fondamentalmente in crisi. Forse noi, ecco, abbiamo questa percezione in Italia, cioè appunto una piattaforma in cui i giornalisti parlano agli altri giornalisti fondamentalmente, però evidentemente nel resto del mondo e negli Stati Uniti la situazione è diversa. Ecco, perché secondo te a Elon Musk piace così tanto questo social? Beh, innanzitutto perché mi sembra di poter dire che sia il più abbordabile di tutti, no? Da chi vuole avere un social network già avviato da poter utilizzare. Noi abbiamo visto che non solo giornalisti utilizzano Twitter, ma molto i politici, molto gli imprenditori. Sì. È stato un cavallo di battaglia di Trump, no? All'inizio, soprattutto all'inizio, Twitter, poi adesso si è creato il suo social network, ha detto che non tornerà in Twitter, anche se Elon Musk lo ha definito lui è un bravo ragazzo. Secondo me, insomma, è chiaro che è un investimento importante per un uomo che comunque è considerato un visionario, non si potrebbe dire altro. Io non sono assolutamente contro Elon Musk, ha portato grande innovazione nel mondo della tecnologia, basti pensare appunto alla Tesla, a pensare a SpaceX e a pensare ad esempio anche alle attività come il Neuralink, tutto quello che sta facendo anche per diciamo connettere il cervello alla tecnologia per portare delle cure a delle malattie che oggi non sono curabili. Ecco, tutto questo però fa venire in mente una domanda, cioè qual è poi in realtà
il limite e la verità sulla libertà di espressione che Musk in questo momento ha tirato fuori come motivo del suo acquisto di Twitter, no? Lui ha detto che Twitter deve tornare a essere una piazza dove tutti possono dire la loro, deve esserci meno legata alla pubblicità, per questo anche lo toglierà da Wall Street, e quindi deve diventare un posto libero dove parlare. Ecco, questa è la grande domanda che ci dobbiamo fare. E dobbiamo anche capire se un imprenditore come Elon Musk, che è l'uomo più ricco del mondo, davvero lo faccia per la libertà di espressione, la libertà degli altri, o comunque, come io penso, lo faccia anche per interesse suo. Ecco, e io non solo credo che insomma lo pensiamo tutti noi, ma lo pensa anche Biden, tra l'altro, che si è detto abbastanza preoccupato. Ecco, in cosa risiedono secondo te le preoccupazioni del presidente americano? Proprio dal fatto che, come hai giustamente sottolineato, Musk voglia rendere Twitter una piazza aperta a tutti e quindi di conseguenza anche alle frange estreme, oppure quali altri risvolti politici, economici non abbiamo ancora considerato di questa mossa? Ma insomma, secondo me questa vicenda fa venire, come dire, sempre di più alla luce lo strapotere di poche persone nei confronti del resto del mondo, no? Cioè, quando un imprenditore può tirar fuori 44 miliardi di euro per comprarsi un social network, si capisce che gli è possibile tutto, ma non è solo lui, ci sono grandi imprenditori, Jeff Bezos, Tim Cook con Apple, Google, insomma, grandi corporation che in questo momento governano un po' il mondo, partendo dal mondo virtuale, ma entrando inevitabilmente nel mondo reale. C'è una, come dire, una filosofia politica all'interno, del mondo, americano che è quella che chiederebbe, non solo nel mondo americano, ma devo dire anche nell'Unione Europea, che chiederebbe come dire, lo smembramento di queste grandi società in società più piccole per permettere maggiore concorrenza. E questo in effetti è un punto di domanda che ci dobbiamo fare, no? Anche perché i rimedi a tutto questo strapotere sono difficili da trovare. Abbiamo visto che 2 giorni fa l'Europa ha trovato l'accordo politico sul Digital Services Act, che è una legge che entrerà in vigore per i social che hanno più di 45 milioni di follower per governare la libertà di espressione, in quanto quelle piattaforme dovranno garantire che tutto quello che c'è dentro viene controllato, pena multe salatissime. Ecco, questo pu può essere da una parte un freno a quello che potrebbe essere un'espressione che va oltre la libertà, cioè il paragone è quando qualcosa è reato nel mondo reale, deve essere reato anche nel mondo virtuale. Però è anche vero che poi si scopre che dietro quella legge c'è la possibilità di uno Stato di bloccare dei contenuti che risiedono nei server di un altro Stato. Allora lì dice qual è la libertà? Insomma, non è facile trovare la soluzione. A mio modo di vedere, ribadisco, io non ho nulla contro, io trovo anzi Elon Musk un uomo che ha migliorato, per certi versi, no? Quello che stiamo facendo è quello che faremo, però è anche vero che quando un uomo solo comincia a detenere una ricchezza che è, come dire, uguale a quella di vari paesi, quindi se li potrebbe comprare, forse è un po' troppo. Forse è un po' troppo per un sistema democratico, perché siamo abituati, insomma, a questa concentrazione di poteri nelle mani di poche persone, al termine oligarchia associato appunto a paesi come la Russia, non certo a paesi come gli Stati Uniti. Ma secondo te c'è un reale pericolo? Ma insomma, il pericolo in questo momento, secondo me, c'è per un semplice motivo, perché purtroppo il mondo politico internazionale, quindi non sto parlando solo d'Italia, ma sto parlando proprio globalmente, nei paesi ovviamente dove c'è la democrazia, non stiamo parlando di paesi dove ovviamente la democrazia non c'è o comunque c'è una finta democrazia. Nei paesi democratici il mondo politico non riesce a tirar fuori personaggi di un certo rilievo. Se noi pensiamo che un imprenditore come Donald Trump, qualunque cosa se ne pensi, è diventato presidente degli Stati Uniti, ma non ha fatto mai il politico, non era, come dire, era parallelo al Partito Repubblicano, ma non era dentro, era quasi sopportato, e ha governato il paese anche
come se fosse un'impresa più che fosse uno Stato vero e proprio. Questo vuol dire che, per esempio, nella democrazia americana si fa fatica a trovare delle persone di un certo spessore, che quelle che sono state negli anni 80, negli anni 90, insomma, qualunque cosa se ne pensa dei presidenti passati, non sono paragonabili a quelli che ci sono stati adesso e che c'è adesso, perché Joe Biden è quello che, insomma, non si sta rivelando davvero un All'altezza. presidente di grande livello. Per cui, quando c'è questo vuoto, è chiaro che persone che hanno una grande ricchezza e grandi idee possono riempirlo, e questo probabilmente non è, come dire, la cosa migliore per una democrazia. Chiaro, certamente. Ecco, si parla appunto molto spesso del lato oscuro un po' dei social, dei rischi legati ai social, però si parla meno frequentemente delle grandi anche potenzialità che i social potrebbero avere. E qui faccio un legame, ecco, creo un legame tra appunto social network e guerra. Secondo te appunto imprenditori di successo come Zuckerberg, come Elon Musk, che hanno questa influenza a livello globale, potrebbero sfruttare le loro piattaforme Facebook, Meta, ora Twitter, per creare ad esempio delle grandi manifestazioni a livello globale e quindi creare un movimento mondiale contro la Russia e a favore naturalmente ecco, dell'Ucraina. Ma sicuramente potrebbero farlo, ne hanno la capacità e hanno la piattaforma. In effetti quello che dici tu è assolutamente vero, cioè che dei social network molto spesso, quasi sempre si associano i lati negativi. E questa è una grande colpa di chi li ha creati e chi li dirige, perché bisogna anche dire, dobbiamo dirlo forte e chiaro, che i social network hanno una loro valenza sociale anche positiva. Solo che di questo si parla poco o non si parla quasi mai. Quindi quello che dici tu è assolutamente giusto. I social network sono nati, anzi, la tecnologia nata, diciamo, alla fine degli anni 60, viene dalla ribellione contro il potere precostituito, viene dal mondo degli hippie, viene da chi si batteva contro la guerra in Vietnam, in America, nella Silicon Valley. Quindi è chiaro che bisognerebbe un po' tornare probabilmente a quel tipo di ispirazione e non pensare solo al lato economico, perché effettivamente un mondo come quello virtuale, quello dei social network, quello che ha così tanti milioni e milioni di persone ogni giorno connesse, potrebbe essere utile per far svoltare la nostra società in un mondo migliore, almeno dal punto di vista, come dire, no, delle guerre che stiamo vedendo, che sono guerre che ricordano un secolo fa, mezzo secolo fa, che si pensava che con la tecnologia non ci fossero più, e invece, sono ancora presenti. Quindi, probabilmente sì, la risposta è: i grandi imprenditori, i proprietari di piattaforme così potrebbero essere molto utili, ma come dicevo prima, ci vorrebbe sopra di loro anche un potere politico che li sappia utilizzare nel miglior modo. Chiarissimo. Marco, prima di salutarci, una domanda che mi sono posta proprio personalmente, quindi te la giro, un interrogativo, insomma, che mi è venuto. È vero che Twitter ha 200 milioni di utenti in tutto il mondo, però perché uno come Elon Musk, un social network, non se l'è creato da sé e ha preferito acquistarlo? Beh, perché non è semplice. Sì, no, non è semplice. Vediamo che, ad esempio, lo stesso Donald Trump, che lo sta creando nel suo ambito, no, della destra più magari radicale americana, fa fatica, nonostante i soldi che ha e che ci ha speso. No, non è facile, arrivare, dopo, diciamo, con una grande idea, quando le grandi idee sono già state create, no? Dopodiché le devi sviluppare, cioè il fatto di social network. In realtà molti di noi non sanno che ce ne sono tantissimi in giro. Ce ne sono, ti faccio un esempio: proprio oggi stavo guardando la notizia di un social network dedicato agli amanti e chi possiede un cane o un gatto. Ma ce ne sono veramente centinaia di social network, solo che, diciamo, i pionieri di questo mondo, quelli che hanno saputo costruire, una base molto solida, sono quelli che ancora vengono presi da punti di riferimento. E quindi è difficile entrare con un'idea nuova in un mondo ormai governato
da social ormai diventati molto importanti, perché prova tu a sradicare non solo, diciamo, la piattaforma di utenti che ha Twitter, ma immagina quella di Instagram o quella di Facebook. Certo. Cioè, non è facile portare via utenti quando ormai ce ne sono così tanti. E poi nella tecnologia c'è un grande ostacolo all'innovazione che solo pochi riescono a superare, che è l'abitudine delle persone. E lì è molto difficile portare via l'abitudine alle persone. Sì, assolutamente così, lo vediamo insomma anche dalla nostra esperienza quotidiana, appunto Facebook che ormai insomma è diffuso da lontano 2007-2008, è vero che viene sempre meno utilizzato dai giovani, ma dai 25 anni in su insomma, nonostante sia il più vecchio ancora comunque molto utilizzato, come dici tu l'abitudine fa tanto. Marco, io ti ringrazio tantissimo davvero per il tuo intervento, per la tua disponibilità e naturalmente ci risentiamo presto qui sulle fonti. Certamente, grazie mille e buona Grazie. giornata.